Nella dimensione terrena ogni uomo vive grazie agli altri. Riceve il DNA, il mantenimento e l'educazione dai genitori, eredita la lingua e la cultura dei progenitori, veste e mangia ciò che altri hanno realizzato con fatica, usufruisce dei beni a cui moltissimi hanno contribuito. In qualche modo, nel bene o nel male, dipendiamo anche dagli altri. L'aspetto orizzontale che abbiamo considerato è una metafora di quello verticale nella cosiddetta comunione dei santi. Poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene degli uni è comunicato agli altri. Allo stesso modo bisogna credere che esista una comunione di beni nella Chiesa. Ma il membro più importante è Cristo, poiché è il capo. Pertanto il bene di Cristo è comunicato a tutte le membra. Ciò avviene mediante i sacramenti della Chiesa. L'unità dello Spirito da cui la Chiesa è animata e eretta fa sì che tutto quanto essa possiede sia comune a tutti coloro che vi appartengono. Fino a che il Signore non verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con Lui, e distrutta la morte non gli saranno sottomesse tutte le cose, alcuni dei Suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri che sono passati da questa vita stanno purificandosi, altri infine godono della gloria contemplando chiaramente Dio uno e trino qual è. L'unione di coloro che sono in cammino coi fratelli morti nella pace di Cristo non è minimamente spezzata, anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è consolidata dalla comunicazione dei beni spirituali. A causa infatti della loro più intima unione con Cristo, i beati rinsaldano tutta la Chiesa nella santità, non cessano di intercedere per noi presso il Padre, offrendo i meriti acquistati in terra mediante Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini. La nostra debolezza quindi è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine. San Domenico Morente ai suoi frati diceva: «Non piangete, io vi sarò più utile dopo la mia morte e vi aiuterò più efficacemente di quando era in vita». E così Santa Teresa di Gesù Bambino disse: «Passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». Non veneriamo la memoria dei santi solo a titolo d'esempio, ma più ancora perché l'unione di tutta la Chiesa nello Spirito sia consolidata dall'esercizio della fraterna carità. Poiché come la cristiana comunione tra coloro che sono in cammino ci porta più vicino a Cristo, così la comunione con i santi ci unisce a Cristo, dal quale, come dalla fonte e dal capo, promana tutta la grazia e tutta la vita dello stesso popolo di Dio. La Chiesa di quelli che sono in cammino, riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana, ha coltivato con una grande pietà la memoria dei defunti. E poiché santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dal peccato, ha offerto per loro anche i suoi suffragi. La nostra preghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore. Tutti noi che siamo figli di Dio e costituiamo in Cristo una sola famiglia, mentre comunichiamo tra di noi nella mutua carità e nell'unica lode della Trinità Santissima, corrispondiamo all'intima vocazione della Chiesa.